Ciao ragazzi, Peppino P08 con voi. Oggi apriremo 19 pacchetti degli Zomblings Serie 1. Questi sono la mia infanzia perché 8 anni fa nel 2013 uscirono per la prima volta in Italia. Non so se ristamperanno anche altre serie, credo che sono riusciti perché sono della Magic Box. La Magic Box fa anche i Super Zin, quindi per quello. In ogni pacchetto si trova una checklist, ma ci sono tre pezzi di checklist. Questa è la prima. Questa è la seconda che trovate dell'ultima con i speciali. E questi sono quelli che ho trovato. Allora, ho trovato in tre pacchetti perché ero super curioso. Una tartaruga verde perché gli zombie possono cambiare colore. Non in acqua, non in niente, ma ci sono delle versioni, delle varianti. Poi abbiamo un maialino e un credo un giocatore arbitro, una cosa del genere. Inoltre, ho aperto anche dei pacchetti senza questa box e ho trovato questi personaggi che sono una mucca arancione. Come sto dicendo ora, questi non fanno parte di questa box. Poi uno zombie che corre, i due di questo tipo, una formica viola, un camaleonte versione verde e un serpente versione verde. Inoltre ho trovato uno dei tre zombling dorato, che anche nella sua primissima versione, vedete che sono cambiati molto. Questa è la ristampa e questa è la primissima serie. Purtroppo a me si è rotto, quindi avevo trovato di nuovo forse una cosa buona. Comunque ce ne ho moltissimi altri della prima serie, seconda, terza. E niente, poi ci sono quelli che per ora abbiamo e iniziamo il nostro spacchettamento. Questa è la bustina. Zombling in Town Series 1, più di 100 da collezionare. Io pensavo che si chiamano Zomblings, se con la B invece sono Zomblings. Potete vedere i tre personaggi in cui questo l'abbiamo versione gialla. Qui c'è il sito www.zombling.com, non so se funziona ancora, non so se c'è ancora. Forse ora ristamperanno tutte le serie, boh. E si possono trovare di rari quelli dorati, che sono tre. E poi si possono trovare quelli metallizzati che non li ho mai visti, in realtà che sono 6. Iniziamo con la prima bustina. Prima vediamo se troviamo una checklist diversa. Io ragazzi non sto vedendo qual è il personaggio. La checklist purtroppo è uguale. E abbiamo trovato, no, già un doppione, abbiamo trovato la tartaruga verde. Vabbè, prossimo pacchetto. Boom 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 boom, il clown! Molto bello questo arancione. Inoltre ho trovato l'altro pezzo di checklist. Quindi quelle tre sono. Queste tre. Continuiamo ragazzi, speriamo in un argento o un oro. Allora, proviamo ad aprire. Prima vedete voi e... questo non mi ricordo mai di averlo trovato, neanche prima. È un coniglio verde. Prima ce n'erano, ora vendono, oh queste da 1 euro, oh quelle con le casette che si possono impilare da 2 euro, oppure le casette con grosse con due zomblings, ovvero che costano 3 euro mi sa, o 3,50 euro. Andiamo, sto vedendo la telecamera quindi so cos'è. Questo è quello come dell'immagine di quello dalle due bustine, solo che della bustina da 2 euro, solo questa è rossa, scusate per il mio cane. Guardate quanti figo questo sullo skate, bellissimo. Ovviamente finire la collezione, non credo che finirò mai la collezione, però forse sì. Questo è bello, questo è veramente bello, me lo ricordo da piccolo. È una Rockstar blu chiara. Oh, non si vede ragazzi. È coperto dalla cosa, dalla checklist. È un trit. Ah, aspetta, non mi ricordo il nome di questo animale. Dente di leone, una cosa simile, scusate. Però questa versione blu sta un po' vomitando. Adesso tutti zombificati. È normale anche. Proviamo. Una balenottera, uno squalo, vedete, c'è pure cicatrici. In questa scatola ce ne sono 21, ma in realtà non in scatola ce ne sono 25. Figuratevi che in quelli 4 sono i rari. Ne avrei molto. Ecco, abbiamo trovato lo squalo con colore diverso. Molto bene.
Dai, troviamo così dorato, cacchio. Wow, questo che gioca a occhi è stupendo. Sembra un po' Casey Jones. Ma anche un malato di mente. Questo è grosso, può essere che è il leone dorato? No, raga, l'ho detto a caso, non ci credo. L'ho detto a caso veramente. L'ho detto il leone dorato. Non sapevo che l'avevo trovato in quella bustina. L'ho detto a caso. Perché era grosso. Oh, è una scimmia. Quindi era in queste scatole si potrebbe trovare un altro, un argentato. Se trovo altro dorato, no, mi sa che uno deve trovare una dorata scatola. Questo è molto bello, cioè avevo più, non ho mai visto blu, o forse sì. Dai, ragazzi, spacchettiamo. Se devi trovare altro dorato, mi manca solo quello che fa calcio. Una fox. Perché delle volte mi ricordo le parole in inglese, ma in italiano no. Sono super scemotto. Comunque una volpe, credo, speriamo. Andiamo con la prossima bustina. Bustina, bustina, bustina. E vabbè, tin. Sdoppione. Apriamo questa bella bimba. Ma ho dato un colore diverso. Bene, bene, benissimo. Bene, bellissimo. Non me ne faccio più tagli perché ce ne manca. Ho portato quasi di uno. Ma ce ne mancano due pacchetti. Veniamoli. Abbiamo qui. Beh, non so neanche dire cos'è. Vedo che mai se è dorato. No, non è dorato, però è bello. Il zombie freddolino. Però guarda quello che vediamo nella scatola lì. Quindi ragazzi, spero che questo unboxing vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo farlo. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Minchia quanto è figo questo, raga. Veramente stupendo il leone, nella a vederlo veramente.